voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. Ciao, anche quest'anno sono a Milano e sono venuta all'EICMA 2022. Se siete curiosi come me di scoprire quali sono le novità quest'anno in questo settore del ciclo e motociclo, bene, non vi resta che seguirmi e entriamo insieme, apriamo le porte di questa nuova edizione e vediamo che cosa ci riserva in questo caso il futuro. Seconda giornata dedicata alla stampa, ma soprattutto agli operatori. Andiamo in Turchia perché proprio qui ho incontrato Ismael dell'azienda Volta. Parliamo di elettrico in questo momento, ma poi effettivamente dobbiamo vedere con te se all'interno della vostra azienda si parla solo di elettrico. Intanto Volta come abbiamo a che fare con tutto quello che appunto è elettricità. Sì, sì. Infatti il nome deriva proprio da Alessandro Volta, anche dietro di me si può vedere la silhouette di Alessandro Volta, proprio perché noi siamo partiti con la produzione di veicoli elettrici, anche se nell'ultima parte abbiamo inserito anche alcuni motorini a benzina Euro 5. Però la produzione massima, il 90%, è tutto elettrico. Ecco, ti faccio una domanda proprio perché andiamo un po' in Turchia e voglio capire anche un po' la differenza, no, tra Italia e Turchia, visto che voi puntate molto sull'elettrico. Qui sai che no, noi ok, si parla di elettrico, ma la mobilità anche sostenibile, insomma, adesso ci si sta approcciando un pochettino. Questa azienda è nata 12 anni fa. Proprio con la produzione di veicoli elettrici. Due cose hanno portato a questa elettrificazione, diciamo, dei veicoli, perché nel primo caso sono sicuramente i costi, sia della benzina che del diesel, comunque sono aumentati tanto, sia per il pensiero del green. Quindi in questo modo si cerca di compensare sia a livello economico che a livello globale. Beh, effettivamente è un buon modo, esatto, insomma, per sì, rapportarsi, sì, esatto. Per entrare in tutte e due le case, se vogliamo. Qui all'EICMA 2022 quali sono i prodotti che portate? Abbiamo visto anche un po', se vogliamo, dietro di noi la differenza, quello più per uso civile, se così possiamo dirlo, e uno per uso industriale. Sì, allora, qua abbiamo intanto questo prodotto dietro di me, è sempre elettrico comunque, è un prodotto nato in collaborazione con una catena di supermercati. Serve a loro, ma è per il trasporto merci, sia all'interno dei magazzini dell'azienda che per magari l'ultimo chilometro per le consegne a domicilio. Sì. Invece qua abbiamo un altro triciclo che non è facile trovare con queste specifiche, perché questo è immatricolabile in Italia, perché infatti altri prodotti non possono essere immatricolati. Questi magari vengono utilizzati molto di più nelle isole, nei villaggi turistici per trasportare magari due persone che le valigie, esatto, valigie, bagagli, eccetera. Senti Ismael, Volta per il 2023 ha già in mente qualcos'altro? Sì, allora ci sono alcuni progetti, non posso rivelare purtroppo. Però sì, ci sono alcuni prodotti che stiamo pensando di portare sul mercato e anche magari di modificare alcune specifiche tecniche di quelle che già esistono in questo momento per aumentare la qualità. Allora, noi ci diamo appuntamento al 2023, sì, per vedere questi nuovi prodotti. Va bene, ma nel frattempo, insomma, noi diciamo che si può ancora venire all'EICMA, sì, fino a domenica per visitare, chiedere informazioni e acquistare. Sì, esatto. Noi siamo qua nella Hall 11, ci possono tranquillamente venire qui a trovarci e saremo lieti di aiutarli in tutti i modi possibili. Grazie Ismael, grazie. E grazie naturalmente a Volta. EICMA 2022, si passeggia e dici, toh,
guarda che ti incontro, ma ci diamo appuntamento fisso ogni anno all'EICMA. Buongiorno Claudio. Buongiorno Simona. Allora, intanto Claudio Cuteri, Savigliano Corse, ma insomma noi è vero che alle spalle abbiamo una grande macchina che ci porta anche un po' in pista, e in pista tu hai avuto tanto che fare. Sì, abbiamo avuto 9 edizioni di Autosport Show a Savigliano ed è stata sempre una di quelle manifestazioni che hanno portato parecchio pubblico e oltretutto anche a riscontro poi pubblicitario e visivo per le edizioni successive. E io sono qua anche in veste di operatore, perché avendo un'azienda che commercializza le motociclette, questo è il mio lavoro e il resto è divertimento. Allora, sei venuto a cercare un po' le novità nel campo, quindi Aprilia, che cosa troviamo quest'anno? Ma ci sono diverse novità che riportano le nuove sportive che hanno riempito di nuovo le strade e le piste di molti appassionati, perché quest'anno, come gli ultimi 2 anni, la moto sembra che abbia ripreso quota nelle vendite, e quindi sia le sportive che quelle da turismo hanno fatto la parte del leone. Si parla di mobilità elettrica, in questo senso per quanto ti riguarda secondo te ci sarà anche questo, non dico switch off, ma comunque questo cambiamento? Ma cambiamento penso di no, perché comunque gli appassionati sul motore termico continuano a rimanere, perché il rombo fa sempre piacere averlo nel casco, quindi sarà sicuramente qualcosa che specialmente nel ciclo urbano sarà utile e facile da usare. Sicuramente sulla strada e nella pista mi sa che rimarremo ancora molto molto legati al motore termico. Il motore termico secondo te in chiusura è più per, diciamo così, giovani, che poi basta sentirsi giovani, o insomma chi ha già una certa età come noi magari insomma rimane comunque affezionato? Sì, diciamo che il problema grosso nell'ambito motociclistico è che c'è poco ricambio generazionale, e quindi abbiamo un target purtroppo di utenza molto alto di età, quindi vediamo sempre di più i capelli bianchi che si tolgono le soddisfazioni, mentre i giovani sembra che abbiano quasi abbandonato l'idea delle 2 ruote. Vabbè, l'importante è che tanto quando abbiamo il casco i capelli bianchi non si vedono, quindi siamo tutti giovani. Sicuramente sì. Tutti giovani e snelli, nelle tutte molto attillate. Esatto, ci restringono, va bene, dovremmo usare più soventi direi. Quindi invece prossimi appuntamenti per quanto riguarda Savigliano Corse? Savigliano Corse penso che sarà di nuovo in aprile del 2023 con una gara di regolarità che proporrò di nuovo nella seconda edizione che abbiamo già organizzato nel 2021. A Marene. Bene, allora grazie a Claudio Cuteri, ti lascio rifare il tuo giro, insomma Aprilia non devi fare tanti chilometri, e poi verremo a scoprire da te le novità. Grazie a tutti, grazie a voi.